Gentili telespettatori e telespettatrici, primo numero del 2024 di Dolomiti Turismo. Vi auguriamo buon anno, lo facciamo insieme a Diego De Battista, amministratore delegato di Funivia Raba. Buongiorno De Battista e grazie per aver accettato il nostro invito, Buongiorno, anzitutto. grazie a voi e buon anno a tutti e anche agli spettatori. Ecco, ci troviamo proprio nel clou della stagione invernale, partita, si sente da più parti nel migliore dei modi, anche ad Araba. Darei un quadro anzitutto di Funivia Raba, perché Araba è la seconda realtà turistica della provincia di Belluno a livello numerico dopo Cortina d'Ampezzo, e Funivia Raba è una realtà significativa dal punto di vista occupazionale e degli impianti di risalita. Intanto due parole sulla stagione che è partita, come si è detto, molto bene, anche con alcune sorprese. Non ci aspettavamo di nuovo un inizio con il botto come lo è stato quest'anno. Sant'Ambrogio penso abbia svelato un po' quello che sono le prospettive per tutta la stagione. Una richiesta forte, una richiesta importante di un'attività che è premiata dalla volontà dell'utenza di venire, di partire, di sciare, anche l'apertura d'inizio stagione con quasi la completezza di tutte le piste da subito è stata sicuramente un tema importante che ha premiato anche le nostre zone. Araba, sì, come detto, grazie anche alla vicinanza, ecco, con il Sella Ronda, con le valli del Sella, è sia in termini di impianti a fune, ma anche di presenze, insomma, una delle realtà che fa delle realtà più importanti, ecco, della provincia, assieme a Cortina, assieme però anche alle altre realtà sciistiche, insomma, Alleghe, Falcade e tutta la compagine, insomma, del settore neve. I numeri, come detto, sono confortevoli, sono sicuramente numeri magari di carattere diverso rispetto a anni fa, quindi c'è un'evoluzione sicuramente dentro la necessità, la volontà di trascorrere del tempo in montagna. Sicuramente anche rispetto alla capacità, o meglio volontà di spesa da parte degli utenti, ma comunque vediamo che il prodotto è forte, il prodotto è trainante e per fortuna riesce a darci a livello anche comunitario una sostegno, una spinta per comunque proseguire con queste nostre idee, con gli investimenti che si stanno facendo, cercando sempre di tenere un occhio a quello che è l'equilibrio, insomma, con il contesto delle nostre valli. Certo, riguardo i numeri, Funivia Raba mi sembra una cosa significativa perché è una delle maggiori realtà occupazionali del Lagordino. Quanti addetti avete, quanti impianti di risalita e quanti rifugi De Battista? Beh, Funivia Raba copre in primis due ambiti della parte invernale, che sono uno i rifugi e l'altro gli impianti a fune. I dipendenti stagionali si dividono circa il 50% tra le due attività, con 100 impiegati per la parte impianti e un centinaio anche per la parte rifugi. Circa 200, quindi addetti complessivamente. Dunque, De Battista, è sufficiente la disponibilità di posti letto per quanto riguarda, perché qui arriviamo a un tema anche importante, va bene reperire personale stagionale e credo sia già molto difficile, e farli dormire in una piccola realtà come Araba con numerosi alberghi, ma logicamente a beneficio dei turisti. E il personale e l'abitare anche ad Araba, ecco, è un po' un contesto sul quale state lavorando da parecchio tempo come società Benefit per creare anche le condizioni di vivibilità per le famiglie per vivere ad Araba. Sì, esatto Claudio, noi ci siamo occupati da tempo di questa tematica, da prima forse che diventasse così importante come lo è al giorno d'oggi. Nel post-Covid abbiamo, come ti dicevo prima, visto un cambiamento molto importante anche nelle richieste e nelle necessità del personale stesso. Quindi il fare la stagione è diventato un tema abbastanza delicato che va gestito bene nel confronto dei collaboratori. Diciamo che non è più la situazione degli anni 90, insomma, dove le stagionalità, il fare stagione era considerato comunque un lavoro, come possiamo dire, sì, concentrato sulla stagione, dove poi nel fuori stagione
c'era possibilità di avere un tempo di recupero per poi fare la prossima stagione estiva. La ricerca della continuità sicuramente è un tema che nel post-Covid ha spinto molto le persone a cercare stabilità nel lavoro, stabilità che vuol dire non solo garanzia di lavoro, ma anche un equilibrio, un life-work balance importante, Sì. soprattutto per i residenti. Questo comporta la necessità anche da parte nostra di dover attingere a risorse dall'esterno, quindi che non hanno disponibilità di alloggio in loco, comunque che non hanno una residenza in loco. E questo, come detto, si è visto in maniera molto importante nel post-Covid, con la necessità nelle nostre comunità abbastanza piccole di valle, ma che non è solo Araba, ma penso anche alle altre località turistiche della provincia, di gestire questi alloggi, questi posti letto in una maniera anche qui sviluppata rispetto al passato. Questo per farti un esempio, che se 20 anni fa le camerate dove dormiva il personale dei rifugi non sono ad oggi più, diciamo, utilizzabili, bisogna avere anche qui degli spazi diversi, degli Vivibili. equilibri diversi, più vivibili. C'è la necessità e la richiesta da parte del personale di avere anche questo, come si diceva, equilibrio con l'extra lavorativo. E penso sia un tema importante, è un tema che, come ti dicevo, abbiamo accennato già prima del Covid. Si è evoluto esponenzialmente, prendendoci anche un po' di sorpresa, e come dicevamo, siamo adesso ad un momento storico dove iniziamo ad avere difficoltà, o meglio, lo stiamo già vivendo questa situazione, di avere posti letto a sufficienza per dare alloggio ai nostri dipendenti. È un tema che andrà sviluppato, magari anche con un programma urbanistico, magari nei Certo, nostri comuni, delle per social riuscire. housing, se ne parla molto, degli alloggi specifici per quanto riguarda i collaboratori stagionali, potrebbe essere questa una soluzione del Battista? Già dal 2017 abbiamo sviluppato alcune idee, soprattutto guardando un po' la situazione di chi aveva già nel mondo impianti a fune sviluppato queste idee. Certo è che in un contesto urbanistico, come dicevamo, delle nostre zone di montagna, bisogna cercare di trovare anche qui una soluzione che sia equilibrata rispetto a quella che è anche la vita in paese. Certo è che non possiamo parlare solo di alloggio, nel senso che anche a livello di servizio che ci possa garantire la compatibilità e l'appetibilità nel mondo del lavoro sono anche i servizi annessi a quello che è Certo. l'alloggio. Quindi di certo sarà un tema in tutte le nostre zone turistiche di riuscire a garantire dei servizi anche extra alloggio, extra lavorativi per il personale che abbiamo in valle, ma che possono a suo tempo diventare di fatto un servizio anche per i cittadini, insomma, per le persone che vivono in valle. Esatto, le persone che vivono in Valle di Battista, voi lo scorso autunno avete presentato alle popolazioni di Livina Longo, ovvero Araba e Roccapietre, il progetto di unitarietà della promozione turistica e il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. E quindi dal punto di vista anche sociale portare avanti un discorso comune anche con gli altri comuni limitrofi può essere una soluzione per il futuro. Ma come abbiamo detto e discusso anche approfonditamente all'incontro, penso che delle strategie comuni alle zone di montagna per garantire il proprio futuro in questo ambito, quindi da una parte promozione e dall'altra vivibilità dei territori, sia la sfida più grossa in questo momento. È una sfida importante che si somma alle problematiche del quotidiano, ma che dovrà sicuramente essere affrontata. Penso che uno dei punti importanti che all'incontro è emerso è quello dell'analisi dei dati. Quindi intanto rendiamoci bene conto di cosa e di quanto, perché magari spesso parliamo di tematiche senza avere dei dati Certo. approfonditi alla mano. Penso che da un lato l'indotto che crea il turismo, che è stato appunto ricostruito e stimato in questo lavoro delle due vallate, paragonato a quello che è anche il calo demografico, piuttosto che le difficoltà, come dicevamo prima, che emergono in questa evoluzione, ecco, del turismo, debbano fare riflettere.
La cosa molto interessante è che al netto dell'incontro ci sono state circa un centinaio di persone che hanno lasciato i propri contatti per diciamo, interagire con questo lavoro, di cui alcuni poi hanno dato disponibilità per partecipare anche a dei gruppi di lavoro specifici e ci stiamo organizzando proprio perché le richieste, l'interesse è stato tanto da parte degli utenti per creare appunto adesso dei gruppi di lavoro dedicati. L'importante è che questo lavoro venga fatto con un intento comune e con degli obiettivi ben precisi, ecco, perché penso che i dati emersi abbiano fatto capire che insomma l'indotto turistico può e deve essere un vantaggio, comunque un elemento che va a favore di un intero contesto, non solo Certo, quello degli impianti a anche nella fumo. lotta contro lo spopolamento, no? Delle terre montane, è un tema che credo sia molto a cuore a tutta la popolazione comunque in generale, per cui ne riparleremo magari in un altro momento, seguendo con estrema attenzione ciò che state facendo. Purtroppo De Battista, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, avrei voluto chiederle delle domande sui nuovi impianti piuttosto che progetti per la stagione, ma se è d'accordo ne riparleremo se vorrà ritornare il nostro ospite qui a Telebelluno. Volentieri, E allora volentieri. grazie a Diego De Battista per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a tutti. E grazie a tutti voi per il gentile ascolto e visione, arrivederci alla prossima settimana.